Ai nostri microfoni Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, USB, Unione Sindacale di Base, ovviamente anche lui presente in questa seconda udienza qui presso il Tribunale di Taranto. Allora, signor Rizzo, che cosa ci dobbiamo aspettare da oggi, ovviamente oltre alla giustizia? Qual è l'umore dei lavoratori? Ma noi siamo carichi, da come si è svolta la causa, le udienze della causa finora, siamo convinti al 100% di aver dimostrato che ci sono state grosse anomalie. C'è un dato: noi abbiamo consegnato documentazione cartacea, quindi abbiamo portato su carta quello che è avvenuto, mentre Ilva si è difesa dicendo tutta una serie di cose, tra l'altro parecchie anche non vere. Quindi da questo punto di vista, però, sono di parte, per me non c'è partita, poi non lo so. L'umore è abbastanza positivo, quindi questo è già un punto a nostro favore, diciamo così. Sì, perché semplicemente, cioè, a meno che non siano impazziti centinaia di lavoratori che si mettono, come dire, a gridare allo scandalo perché sono stati messi fuori ingiustamente, io credo che un barlume di verità ci sta in tutta questa storia. Poi, insomma, ricordiamo a chi ci segue che quello che viene contestato ad ArcelorMittal è la violazione degli accordi e poi anche una condotta antisindacale. Sì, la condotta antisindacale sta nel fatto che abbiamo fatto 18 mesi di trattativa, non hanno mai parlato di esternalizzare determinate attività e poi ci ritroviamo successivamente con pezzi importanti di lavoro che si svolgevano all'interno dello stabilimento completamente esternalizzati e lavoratori sostituiti da altri lavoratori con contratti tra l'altro molto peggiori rispetto a quello dei metalmeccanici. Noi non abbiamo concordato tutto ciò, oggi c'è anche il segretario nazionale che verrà a testimoniare il fatto che durante la trattativa si era escluso categoricamente che ci potessero essere terziarizzazioni. Anzi, lo dico così come l'ho detto al giudice: se noi avessimo, se all'interno dell'accordo era inserito il capitolo delle terziarizzazioni, USB non avrebbe sottoscritto assolutamente quell'accordo. Quindi una violazione ancora in aggiunta. Sì, poi loro prima hanno detto, se non sbaglio hanno dichiarato che avevamo concordato ma non c'è scritto da nessuna parte, poi hanno detto che è stata una scelta aziendale successiva al 6 settembre, cioè anche qua non è che tu firmi un accordo e il giorno dopo decidi di fare quello che vuoi allontanandoti da quelli che sono i criteri previsti dall'accordo, idem sui criteri da applicare. Cioè, oggi abbiamo scoperto che i criteri non sono solo quelli previsti all'interno dell'accordo, ma in alcuni casi sono anche il fatto se tu fai i turni o non fai i turni, come un esempio che abbiamo portato di fronte al giudice. Ilva si è difesa dicendo: non ho scelto quei lavoratori perché avevano, sì è vero che avevano i criteri più alti, ma non facevano i turni, invece quell'altro faceva prima e secondo turno. Cioè, ma è così assurde, lo dico. Quindi non ci resta che aspettare l'evoluzione dell'udienza di oggi. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi.